Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo la pasta al forno alla calabrese con le polpettine. Allora, ho fatto le polpettine, ho del salame di casa, ho fritto appena appena mezza melanzana, un po' di grana, della provola e dell'emmental, salsa di pomodoro normale. Un ragù di carne che ho lasciato un attimino più liquido visto che la dobbiamo passare in forno. Come pasta userò delle penne, quattro uova e una teglia e tutto quello che ci serve. Come prima cosa prendo le nostre penne, così come si trovano nella pentola, e metto circa la metà del nostro ragù che abbiamo a disposizione e do una bella mescolata alla nostra pasta. Ecco fatto. Mescoliamo. Come vedete, già vi viene voglia di mangiarla così, ma andiamo avanti con la nostra lavorazione. Prendo la teglia e metto la metà della pasta così nella teglia e cerco di distribuirla perfettamente. Adesso che ho fatto, diciamo, il primo strato della nostra pasta, parto con del salame e vado a mettere un po' di salame. Qui prendo un po' delle nostre melanzane e le andiamo a mettere sempre ben sparse. Prendo l'uovo, lo possiamo rompere con le mani se utilizziamo i guanti, se no lo rompete e lo tagliate con un coltello. In questo modo sempre ben sparso. Dopodiché prendiamo la nostra provola, il nostro formaggio, lo andiamo a mettere così. Prendiamo la metà delle polpettine che abbiamo fatto e gliele mettiamo sparse uniformemente, un po' di qua e un po' di là. In questo modo gli diamo una bella spolverata di parmigiano. Prendiamo adesso il nostro pomodoro neutro che io ho già cotto e metto un po' di pomodoro qua. Dopodiché inizio a coprire con l'altra metà della pasta che avevo lasciato. In questo modo qua. Diamo qualche colpetto, che lei si assesta bene bene. Prendiamo ancora un po' del nostro ragù, lo mettiamo qui un po' ai lati e un po' al centro. Prendo ancora un po' di salame, lo metto qui
prendiamo ancora qualche polpettina e andiamo a fare una roba di questo genere. Questo è un piatto veramente goloso che facevano le nostre nonne. E questa è una delle più vecchie ricette che io conosco. Ma anche delle più buone. Abbondante parmigiano. Così gratiniamo il tutto. Puliamo leggermente il nostro bordo della nostra teglia. E adesso la mettiamo in forno già caldo a 190 gradi per circa 20 minuti. Ecco qua. Adesso io le metto in forno e dopo vi farò vedere come sono venute. La nostra pasta al forno alla calabrese con le polpettine è appena uscita dal forno. Adesso ve la faccio vedere da più vicino per notare la gratinatura e questo primo strato di pasta bella croccante che è la più gustosa veramente di tutte. E niente, se aspettiamo 10 minuti quando esce dal forno prima di servirla, riusciremo a fare il nostro quadrettino perfetto. Impiattiamo e buon appetito a tutti. Volevo dire solo un'altra cosa: se vi piacciono le mie ricette, vi dico grazie se vi iscrivete al mio canale e magari se volete mi lasciate un like. Di nuovo, tanti saluti e grazie mille.